Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Ottime notizie dai fronti emergenziali, sia per quanto riguarda i contagi Covid, per quanto riguarda l'emergenza idrica. Per quanto riguarda il Covid, i numeri per fortuna sono crollati in tutto il territorio, non solo a San Vito, siamo a 34 contagi e naturalmente auspichiamo che possano ancora scendere nelle prossime settimane fino ad azzerarsi e quindi permetterci di lasciarci definitivamente la pandemia alle spalle. Per quanto riguarda invece l'emergenza idrica, anche in questa fase le richieste sono in forte diminuzione. Per fortuna stiamo gestendo quindi con una riduzione degli impegni le cisterne e il trasporto dell'acqua presso le abitazioni, ma comunque ricordo per chi ne avesse bisogno i numeri di telefono. Il numero di telefono è la mail. Il numero di telefono 335 107 91 56, la mail sindaco@sanvitotagliamento.fvg.it. Contattateci se avete bisogno della nostra assistenza, dell'assistenza della Protezione Civile, appunto per ciò che riguarda l'emergenza idrica a San Vito Tagliamento. Un grande ringraziamento comunque va a tutti i volontari della Protezione Civile che sono al nostro fianco per garantire il miglior servizio a tutti voi. Birra che passione, prima edizione a San Vito Tagliamento, un'iniziativa veramente importante all'insegna della qualità e della vitalità, sottolineando il fatto che la proposta enogastronomica di qualità e che valorizza la produzione del territorio è a tutti gli effetti una proposta culturale che crea maggiore attrattività sicuramente della nostra cittadina e permette a tutti noi sanvitesi e chiaramente chi vorrà venire da fuori di poter passare dei bei momenti proprio qua a San Vito in Piazza del Popolo il 16, il 17 e il 18 settembre. E un ringraziamento particolare chiaramente all'area vitalità del Comune di San Vito Tagliamento, ma in particolare agli organizzatori e promotori dell'iniziativa che sono i volontari della Proloco. A tutti loro sicuramente un sentito ringraziamento da parte della nostra amministrazione comunale proprio per avere in questi giorni un evento importante che oltre alla proposta appunto enogastronomica permetterà di avere della musica dal vivo, appunto lo street food per quanto riguarda la parte gastronomica e gli artisti di strada. E oggi proprio qua in Piazza del Popolo ci sarà l'apertura dei birrifici e il food truck dalle ore 19 e la musica dal vivo con i Panic Station dalle ore 20:30. Domani, sabato 17 settembre, sempre qua in Piazza del Popolo, l'apertura dei birrifici e il food truck alle ore 16, dalle ore 17 alle ore 18 e dalle ore 18:30 alle ore 19 Adrian Kane Clown. Dalle ore 19 alle ore 20 ci sarà la degustazione delle birre artigianali con Chiara Andreola al costo di 15 euro. Dalle ore 20 alle ore 21 Dancing with the Flames, uno spettacolo di danza con il fuoco. Per quanto riguarda invece domenica, l'apertura qua in piazza dei birrifici e il food truck sarà tutto il giorno, quindi sarà garantita la copertura, appunto l'apertura per tutto il giorno, dalle ore 10 alle ore 12, dalle ore 16 alle ore 18:30 ci sarà l'animazione per i nostri bambini. E alle ore 19 musica dal vivo con gli Unrest Band. Per quanto riguarda gli eventi, che saranno chiaramente, si uniranno a questo evento molto importante, e stasera 16 settembre presso l'Auditorium Zotti la commedia fantascientifica RUR, i robot universali di Rossum. Biglietti a 5 euro acquistabili presso il punto IAT oggi dalle 9:30 alle 12:30, dalle 15:30 alle 18:30 oppure la stessa sera dello spettacolo presso la biglietteria dell'Auditorium Zotti. Per quanto riguarda invece domani, Astrazione come resistenza, la mostra che abbiamo già annunciato e inaugurato di Roberto Florani, veramente molto bella, vi invito tutti quanti ad andare a visitarla, alle antiche carceri. Sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Altra bellissima mostra, Crucifixus presso la chiesa di San Lorenzo. L'apertura sarà sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Ci sarà invece una inaugurazione il
il sabato alle 17:30 all'antico ospedale dei Battuti, appunto in via Bellunello, i pastelli di Loris Cordenos e le poesie di Silvio Ornella. Una mostra che sarà appunto inaugurata alle ore 17:30 e gli orari della stessa mostra saranno sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30, alle 15:30 alle 19. Ovviamente l'ingresso è gratuito. Visita guidata, continuano le visite guidate al Museo della Vita Contadina Diogene Penzi alle ore 15, sempre sabato. Non è necessaria prenotazione, per informazioni 348 13 04 726. È sempre bello visitare questo museo, per chi non l'avesse fatto, chiaramente è sempre un'opportunità di contatto e di approfondimento con la nostra storia. Invece, sempre domani, all'interno dell'iniziativa, dell'evento Pordenone Legge, dallo spreco zero alla dieta mediterranea, un importante evento appunto nell'ambito di Pordenone Legge, qua a San Vito, al Teatro Rigoni alle ore 18:30, con Andrea Segre, presenta Marinella Chirico. Domenica 18 settembre, invece, oltre all'evento Birra che Passione che abbiamo già illustrato, ci sarà il Te Deum Laudamus, concerti in Duomo con la messa solenne alle ore 16 nel nostro Duomo. Chiaramente l'ingresso è libero. Ci tengo anche a sottolineare che Francesca Michelin, che avrebbe dovuto presentare il suo libro Il cuore è un organo, non sarà presente a San Vito, sempre nell'ambito di Pordenone Legge, all'evento che era stato organizzato per il 18 settembre per dei problemi purtroppo che sono sopraggiunti, ma lei ci ha inviato un video per spiegarci cos'è successo, ma soprattutto per prometterci che entro l'anno sarà a San Vito appunto per presentarci il suo libro e per parlare di lei. Grazie e buon fine settimana a tutti.